oggi finalmente si istituisce al pubblico, in particolare alla diocesi, questi documenti importanti, che hanno un importante valore storico, grazie alla sinergia appunto col comando dei carabinieri, tutela patrimonio culturale. Oggi questi documenti addirittura del 1400 possono tornare finalmente alla collettività. Sì, è una giornata molto bella questa, in mezzo a tante notizie non gradevoli. Oggi abbiamo una notizia veramente entusiasmante, tramite appunto l'opera del comando del Carabinieri Nucleo Tutela Patrimonio Artistico, Patrimonio Culturale, abbiamo potuto recuperare 5.000 reperti di grande valore, sia antico, archivistico che storico, che finalmente ritornano nella disponibilità dell'Archivio Storico Diocesano e soprattutto ritornano nella disponibilità degli studiosi, che possono accedere così a queste fonti per i loro studi e per ricostruire un po' la nostra storia. In questa materia c'è molto da fare, no? Recuperare quello che è il patrimonio magari archivistico, che magari è disperso, e oggi è possibile fare questo? Noi abbiamo, per fortuna, abbiamo una bella tutela del nostro patrimonio archivistico, e proprio per avere messo a disposizione degli studiosi parte di questo materiale siamo oggi a conclusione di un'avventura abbastanza faticosa, perché sì, questo è un patrimonio di tutti, accessibile a tutti, ma nessuno deve ritenere che questa disponibilità si trasformi in dominio e in proprietà. Sono di tutti, appartengono a noi come titolari del bene, però sono nella disponibilità di tutti e non possono essere trasformati in proprietà privata, per cui io me li conservo e mi rigestisco come fossero beni ereditati dai miei antenati. Quindi è una giornata bella, perché possiamo finalmente dire alla nostra gente, alla nostra opinione pubblica: abbiamo tesori che sono accessibili, e chi è interessato a scrutare le nostre origini, le nostre radici, ma anche a scrutare testi che riguardano la storia più ampia dell'Italia, del papato, qui può accedere per avere le giuste e corrette informazioni. Oggi i carabinieri restituiscono alla diocesi di Mazara questi importanti documenti. Sì, è stata un'operazione complessa, svolta da noi del Tutela Patrimonio Culturale di Palermo, in collaborazione, in stretta collaborazione sia con la stessa diocesi di Mazara del Vallo che con la soprintendenza archivistica regionale, Archivi di Stato di Palermo. È un recupero importante di beni archivistici appartenuti appunto alla diocesi di Mazara del Vallo, che erano stati asportati da un appassionato qui sempre di Mazara, e che grazie alla nostra attività d'indagine con alcuni approfondimenti e accertamenti siamo riusciti, sotto il coordinamento della Procura di Marsala, a recuperare durante una perquisizione, e oggi siamo qui per restituirli sia alla diocesi ma anche alla collettività mazzarese. Si tratta di documenti archivistici, così come ho detto prima, che vanno dal 1400 al 1800, hanno un'importanza storico-culturale rilevante. E quindi il loro recupero certifica il nostro operato, ma soprattutto il fatto che oggi ritornino, appunto, come dicevo prima, alla collettività.